Quindi questa è l'unica critica. Io non ho inteso intervenire sul fattore didattico, perché è compito dei docenti, neanche il Consiglio d'Istituto può intervenire in questo. Però il Consiglio d'Istituto dà le linee base, e queste linee base secondo me sono erratissime. Non si dovevano abolire tout court i rientri, si doveva prima eventualmente contestare, bloccare la delibera, fare una manifestazione anche con i genitori, e probabilmente il Comune avrebbe aderito a questa scelta. Invece si è voluto creare questa specie di discrepanza e ci siamo trovati improvvisamente di fronte a una scelta che è pericolosa sia socialmente che economicamente, perché qualora fossero e oggi come oggi sono aboliti i rientri, no? Se così non verrà variato, avremo delle grosse penali per il servizio mensa. Quindi, prego? Dopo, non ho ancora finito. Detto questo, le ho risposto per quanto riguarda l'intervento dell'amministrazione nei confronti dell'istituto comprensivo, che mi sembra che sia il minimo che abbiamo dovuto fare, perché potevamo fare anche di più, dire che era proprio una cosa che non stava leggendo in terra. Abbiamo tentato di dialogare, perché è nostro uso dialogare con le persone che servono a questo paese, perché penso che la scuola sia una cosa importantissima per il paese. Detto questo, non abbiamo poste di bilancio aperte, perché non è che la scuola possa fare qualsiasi scelta, ripeto, non educativa, e poi richiedere il pagamento al comune. Non siamo noi che dobbiamo sopperire la mancanza di docenti, è il preside e l'istituto comprensivo che devono autogestire questa situazione. Il preside, francamente, neanche tanto, perché l'istituto comprensivo è il governo della scuola, il preside è il dirigente scolastico che dirige in base alle disposizioni generali del Consiglio d'Istituto. Quindi, detto questo, in bilancio non è previsto assolutamente nulla, però noi vogliamo tentare di risolvere questa questione nei termini che verranno chiariti man mano che andremo avanti, specialmente nel Consiglio d'Istituto del 25 prossimo. E allora lì vedremo definitivamente le proposte. Noi queste cose le abbiamo già detto chiaramente al Presidente del Consiglio d'Istituto e anche al Dirigente Scolastico, ovviamente, assieme anche a altre persone, in un recente incontro che abbiamo fatto. E non abbiamo negato che io, personalmente, penso anche agli altri, considerano responsabile di questa situazione il Presidente del Consiglio d'Istituto. Io sono stato 8 anni Presidente del Consiglio d'Istituto. È successo un pandemonio per una cosa che è stata regionale 2 anni fa. Io non ho mai richiamato le corresponsabilità degli altri consiglieri che hanno votato a favore della mia scelta, perché mi sono assunto come Presidente del Consiglio d'Istituto tutte le responsabilità necessarie e continuo a subirnele. Ma non è una imposizione, è una scelta giusta, perché il Presidente, specialmente nel caso di parità di voti, ha diritto al doppio voto e può far vincere o perdere una delibera. Vuol dire che è considerata una persona che può sia influire nelle dinamiche che decidere per il bene o per il male alcune cose della scuola. Grazie Assessore Maschietto. Assessore Susanna, relativamente al gettito IMU. Come avevo spiegato in premessa, il problema è che questa diversa distribuzione dell'IMU, cioè della quota riservata allo Stato e della quota riservata ai comuni, determina una sorta di disuguaglianza tra i comuni che hanno un tessuto produttivo più alto rispetto a quelli che hanno più abitazioni. Quindi i comuni che da questa distribuzione ne risultino avvantaggiati devono versare a questo famosissimo fondo di solidarietà la quota eccedente. Questo vuol dire che per il comune di Musile, che è un comune che si avvantaggerebbe proprio di quei 600.000 euro di questa diversa distribuzione, dovrebbe riversare questi 600.000 euro al fondo di solidarietà. Non è ancora chiara la quantificazione, però in questo momento fare delle stime diverse non siamo in grado, perché non ci sono le indicazioni. A questo punto, dal mio punto di vista, ma credo che sia un punto di vista ragionevole e quindi condivisibile, io non vado a diminuire le aliquote IMU per poi riaumentarle qualora non sia in grado di rispettare gli obiettivi di bilancio che mi sono posta. Quindi tanto vale lasciare le pedine ferme, vedere il 31 agosto cosa succederà e di conseguenza abbassarle in un secondo momento, se questo sarà possibile.
chiesto la parola al consigliere Cassarà. Sì, una questione per quanto riguarda il bilancio complessivamente, tra le varie pietre, tra i vari capitoli, non ho trovato nulla che parli delle pari opportunità. Per questo sono molto rammaricato, per dire la mia, quello che penso, no? E io so che in alcuni punti c'è addirittura c'è uno sportello di ascolto per queste cose qui. Vorrei capire se in un prossimo futuro l'amministrazione comunale del Consiglio di Piave è intenzionata a proporre appunto per le pari opportunità e a dare anche dei fondi per proseguire questo tipo di attività. Punto secondo. Per quanto riguarda precisamente il bilancio presentato, no, io mi rifaccio un attimo a quello che ha detto il consigliere del Piano, al di là di quello che può essere l'articolo 21 che è stato citato prima, no, io so che molti comuni condividono le scelte sul bilancio con le associazioni di categoria, con i sindacati, con tutti i cittadini contribuenti, no? Voi avete detto prima che già lo fate, no? Però io qui a Musile di Piave sono molto attento su queste cose, su tutte le iniziative che ci sono nel territorio, non ho visto un'assemblea con i cittadini. Negli altri comuni, ad esempio, a Quattro d'Altino, Sanstino di Livenza, il sindaco, tutto quanto il consiglio comunale, si è adoperato per fare interventi, assemblee dappertutto con i cittadini, sentire le loro opinioni. A me non risulta, ma ditemelo voi se ne avete fatte assemblee con i cittadini in questo comune. Non lo so. Inoltre sarebbe stata anche nostra intenzione, io dico come gruppo di minoranza, no, partecipare anche alla stesura di questo bilancio, per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini e per difendere la parte più debole della popolazione. Per questo comportamento io sono molto rammaricato e io penso che anche l'intera cittadinanza di Musile di Piave. Grazie. È riuscito a far uscire il sindaco l'ultima domanda. Allora, per quanto riguarda le pari opportunità, prendiamo atto della sua osservazione. Per quanto riguarda la condivisione delle voci di bilancio con i cittadini, anche qua prendiamo atto della sua osservazione, che è in linea con la domanda di attualità che era stata presentata dal consigliere Biancon. Ho solo una perplessità personalmente, se posso esprimere anch'io in qualità di consigliere un mio punto di vista. Mi sembra che le associazioni siano sicuramente state tenute in debita considerazione e con contatti continui che ci sono da parte di tutti gli assessori e dell'ente comunale, dei dipendenti eccetera, per quanto riguarda le necessità, e questo bilancio ne abbia espresso volontà. Personalmente credo che il cittadino medio in generale non sia moltissimo interessato, le associazioni sì, il cittadino non sia moltissimo interessato, questo lo si vede anche dalla presenza dei cittadini. Se togliamo le persone che stanno facendo le riprese televisive, credo che ci siano due cittadini presenti in quest'aula consigliare nel momento in cui si va a definire il bilancio per quest'anno e per i prossimi tre anni. Non so neanche quanti cittadini sappiano del consiglio, pur essendo una cosa nota, ma credo che diversi lo sappiano. Il fatto che non siano venuti qua vuol dire che praticamente o si fidano o non gli interessa. Quindi aprire un dibattito con i cittadini sulle voci del bilancio vorrebbe poter dire entrare nel dettaglio di ogni voce. Ci sono 100 cittadini che partecipano, ci sono 100 punti di vista diversi. Questo non credo che sia democrazia, noi abbiamo un programma come ce l'avevano tutte le liste che si sono candidate, secondo questo programma e secondo le possibilità del comune cerchiamo di fare, le associazioni sono tenute tutte in debita considerazione. Per quanto riguarda i cittadini,
state un attimino monopolizzando l'attenzione, quindi vorrei dare voce anche agli altri gruppi consigliari. Prendo dopo, casomai. No, 30 secondi per dire. Non condivido tanto quello che ha detto lei, perché io penso che la democrazia innanzitutto non è una questione di vertice, ma bensì di base, si costruisce giorno per giorno tra uno di noi. Prendate di quello che dico, cioè voglio dire che la democrazia si discute, una questione democratica si discute con i cittadini a tutti i livelli. Se l'amministrazione interessa, fa opinione, i cittadini vengono ad ascoltare. Ma se l'amministrazione, qualsiasi altra cosa, non interessa i cittadini sugli argomenti, i cittadini non ci saranno mai. Perché questo? Perché se uno sta zitto il problema non c'è, ma se noi vogliamo comunicare con i cittadini, dobbiamo dire che esiste, dobbiamo fare assemblee. Qui non mi risulta che questa amministrazione ha fatto assemblee con i cittadini. Ok, grazie. Un'altra cosa, mi sono dimenticato, breve. Il progetto Smart City, io non ho sentito parlare, per cui auspicherei magari. È il progetto di Mozilla Smart City? No, non è un progetto, ma vorrei magari dire una cosa breve, no? Se nel prossimo futuro può Mozilla di Piano, magari in collaborazione con altri comuni, può anche percorrere questa strada. Ok, grazie. Bene, consigliere Sacerdotto. Il sindaco risponde. No, era solo per dire che l'amministrazione comunale, come si è sempre fatto, io sono in consiglio comunale ormai da diversi anni, periodicamente si confronta con i cittadini, questo è ovvio. Abbiamo l'anno scorso presentato un progetto programmatico per i prossimi 5 anni, dopo l'estate a settembre è intenzione di fare una consueta, come facevamo anche prima nell'amministrazione precedente, l'abbiamo fatto in occasione del PAT, in modo anche dovuto, ma abbiamo fatto diversi incontri nelle frazioni e nel territorio, anche per spiegare quali sono e qual è ovviamente l'azione amministrativa e anche le disponibilità e i limiti dell'amministrazione, perché quando uno un amministratore si presta alle domande del cittadino che sicuramente vorrebbe e chiederebbe il massimo dell'amministrazione, bisogna anche spiegare quali sono i limiti, perché nessuno negherebbe iniziative o programmi ambiziosi ai cittadini che ci chiedono sicuramente cose interessanti come quelle che lei chiede quando dice di ridurre i buoni mensa piuttosto che altre iniziative. Sono questioni, diciamo, che attengono e toccano il cuore e la sensibilità di tutti. Però poi ovviamente chi amministra, e le auguro un giorno più tardi possibile per poter amministrare questo comune, e si renderà conto quanto difficile è gestire in modo equo la cosa pubblica. Purtroppo devi cercare di limitare o mediare su tutte quelle che sono le questioni di attinenza prevalentemente sociali in questo periodo. Per cui noi incontreremo e vi informo già che da settembre inizieremo anche un giro per il territorio, come era consuetudine fare prima, come faremo ancora in modo costruttivo e dicendo le cose come stanno, ma non c'è nulla da temere. Vi ricordo che siamo il Consiglio Comunale che dalla scorsa legislatura ha iniziato a fare i consigli comunali a sabato mattina proprio per avere maggiore affluenza, e è stato un dato importante, perché io ricordo veramente anni e anni di consigli comunali dove vi erano solo gli addetti ai lavori. Stasera abbiamo un esempio, a parte la stampa e gli addetti ai lavori non ci sono cittadini, eppure da 15 giorni da questa parte è fuori in tutti i bar, in centro, ovunque, l'ordine del giorno dei temi di attualità di questa sera, quindi è pubblicizzato, è nel sito del comune e tutti sanno, chi passa davanti a un'attività pubblica, che stasera c'è un consiglio comunale a Mozilla. Non è facile, però, lo vedete voi, forse sabato mattina, magari con i nostri cittadini più liberi anche dal punto di vista, diciamo, lavorativo, vengono su, ascoltano, passano un'ora e poi se ne vanno. Abbiamo visto che è stata un'iniziativa importante, abbiamo avuto consigli comunali con 20-30 persone a seguire il consiglio. Credo che il fatto di riproporlo, questo è un caso straordinario di stasera, ma di farlo sabato mattina, sia veramente una buona cosa fatta dalla precedente amministrazione che intendiamo portare avanti. Poi ripeto, le consultazioni ci sono, le abbiamo anche in modo periodico con gli imprenditori per Mozilla. So che l'assessore al commercio, l'assessore Solana, si trova periodicamente con i commercianti e con le attività, per cui c'è attività amministrativa che coinvolge. Chiaro che con i sindacati abbiamo quell'indirizzo,
per le nostre funzioni, diciamo, amministrative e quindi dipendenti, ma non facciamo, non creiamo quelle assemblee che magari lei può fare anche su questioni che magari noi riteniamo di riassumere a carattere un po' più generale. Pertanto ci siamo e su questo ci confronteremo. A settembre saremo sul territorio a dire quello che possiamo fare e quelli che sono i limiti di questa amministrazione e i limiti di bilancio. Scusi, consigliere Sacerdoto, era dovuto per la questione del consigliere Casale. Prego, consigliere Sacerdoto. Sì, adesso al di là della democrazia partecipativa, ma più in alto in ambito, stiamo discutendo un documento di bilancio per quello contabile, di previsione quanto che si vuole, ma siccome il Comune è un'azienda di prospettiva, e al di là delle relazioni, ho sentito dire, io così insomma mi diletto sempre sui bilanci a vederli, non vorrei essere in questa amministrazione, insomma, non voglio criticare, ma visti i tempi che non sono certo da imputare a questa amministrazione, visto la voglia di fare, poi ci dobbiamo confrontare con i conti e i soldi. Io sono molto preoccupato su questo, ma di là che mi sarei aspettato dall'assessore Susanna, insomma, anche siccome c'è stato uno spazio, diciamo, libero per il patto di stabilità, il patto verticale della regione Veneto, magari qualche dato un po' più preciso su questo, perché è vero che dobbiamo dire tutte le cose che vanno bene, ma magari fare anche un passaggio su quanto si è liberato e quanto poi si dovrà liberare. Perché ricordiamoci che adesso dobbiamo fare i pagamenti, e i pagamenti sono dettati da legge, il segretario comunale ogni 6 mesi deve fare una relazione su stato di fatto, e se quando sono ritardi di pagamenti si cominciano a pagare gli interessi. Non penso che sia una cosa da niente questa su un bilancio. E questa è un po' come premessa, è un bilancio tecnico, ma non può che essere così, un bilancio di previsione. Poi le relazioni magari poi sul consuntivo possono dare qualcosa di più dettagliato, e poi sul consuntivo oggi diciamo l'intenzione. Beh, una serie di lavori, io ripeto, per diversi anni, insomma, non è che scopriamo l'acqua calda. Ma uno o due passaggi per dire, sul Piccolo Principe, non c'è Gianni, ma io ho visto il bilancio, ci sono diminuzioni in entrata e poche diminuzioni in uscita. C'è un calo dei bambini, ma sarebbe fare qualche riflessione, perché incassiamo 120.000 euro e ne spendiamo 183. Legittima, perché l'educazione, un'amministrazione investe dove crede. Ma a mio avviso il discorso di razza organizzazione sarebbe da fare qualche pensiero, fermo restando la validità di questa istituzione. Per quanto riguarda la copertura della piastra, dobbiamo sapere che è un'iniziativa e è partita con il Piruè. Cioè ha una storia tutta particolare questa. E Piruè è amministrazioni in cui ero all'opposizione, ho votato anche contro su questa iniziativa. E il finanziamento dato, io non lo so se tra le altre cose si mette a bilancio 279.511 di questo turno con partecipazione di privati. Ma se abbiamo fatto una domanda al Ministero, non so se sia sua madre, dire che il Ministero non è un privato. Dunque, quando mettiamo 120 della Regione e 271 con partecipazione dei privati, non mi sembra che sia la cosa corretta. Perché è stato detto dall'assessore del comparto che è stata fatta una domanda al Ministero, poi ho sentito dal sindaco che ha detto 100.000 euro, dunque non è privati, è privati più un delta che non è neanche previsto qui. E vi posso assicurare che su questo non è vero che abbassiamo i costi, perché proprio perché il finanziamento è stato fatto su un progetto, un piano Piruea, attenzione che più soldi mette il pubblico più ne deve mettere il privato. Perché noi dobbiamo giustificare 400.000 euro di spesa come comune a fronte di 120.000 euro che ci hanno assegnato. Se poi l'ente pubblico ne mette altri 100, vanno a 220, io non lo so se cambiano, anzi, ma non vorrei essere il pessimista, cambieranno sicuramente i parametri di ridistribuzione del contributo stesso. Perché il pubblico è così, non è che il pubblico sta a giocare su queste cose. Dunque dire
ma sì, abbiamo fatto cerca, ma io non lo so se quest'anno, aspetta, quest'anno è il libro dei soldi, siamo a giugno, fare la piastra. Per quanto mi riguarda, io sono favorevole alla copertura della piastra, prima ho condiviso come battuta col sindaco, perché per quanto mi riguarda sarebbe già da 7, 8, 10 anni questa copertura. Ma oggi, su questo, quando parliamo di bilancio, a mio avviso non è proprio così che dobbiamo dare i dati, perché i dati non sono proprio da buttare là. Vi ricordo che dal prossimo anno si devono restituire, a prescindere dei lavori che andiamo a fare sull'ex formatura, 50.000 euro all'anno, che abbiamo 800.000 incassati dal prossimo anno. È vero che abbiamo il nostro tesoretto, io all'epoca ho preso anche tante parole di componenti di maggioranza, che è quello dell'epoca te, che oggi è il nostro tesoretto, perché prendiamo 72.000 euro, spero, non so per quale. Ma è altrettanto vero che dal prossimo anno 800.000 si devono restituire anche se non facciamo i lavori. E dobbiamo fare anche i lavori, comunque si raddoppiano. Ho detto nella precedente seduta, guardate, stiamo fermandoci, perché col padre sta vedendo, è inutile andare a parlare. A mio avviso non abbiamo, non possiamo più accedere al finanziamento, all'indebitamento, perché superiamo tutti i parametri stabiliti per legge. Abbiamo messo a residui e giochiamo ancora sui residui forti, vedi ICI, vedi la polizia locale, ma sappiamo che il 31 dicembre l'Italia chiude. E di questi 300, 400, 500 mila euro, se siamo bravi ne prendiamo il 20%, in spesa corrente, chi mette gli altri soldi? Io non voglio fare il condro, voglio dire però che se dobbiamo, la democrazia partecipata ha un senso anche laddove ci diciamo cosa vogliamo fare, come vogliamo fare, ma non possiamo né illudere né illuderci, perché in questi periodi, parliamoci chiaro, e qua qualcuno era seduto, è ancora l'opposizione, io prima in maggioranza ci avevano tacciato di fare dei progetti. Beh, io dico che se in 5 anni che eravamo maggioranza non avessimo fatto questi progetti, oggi non faremo nulla, a prescindere dal patto di stabilità, perché il PIA non è fatto quest'anno, l'asfaltatura delle strade, cioè tutto quello che oggi facciamo ha un significato di aver investito dal 2007 al 2012, senza togliere meriti a nessuno oggi. Però io dico, questo bilancio, guardate bene, che non è che neanche in equilibrio se andiamo fino in fondo. La spesa del personale, con tutto rispetto, ci dice, la Corte dei Conti dice che dobbiamo la legge diminuirlo. Noi ho visto la relazione a pagina 20, dalla memoria della revisione dei conti, in cui andiamo in aumento. Su questo non lo so se mettiamo in difficoltà gli amministratori, perché pagheranno loro adesso una nuova legge, ma abbiamo un trend in aumento e non in diminuzione, come dice la legge, fermo restando di andare a evadere tra virgolette il turnover, eccetera eccetera. Dunque io vorrei che magari i bilanci si approvano, forse la discussione non è tanto fare adesso il popolo, le associazioni, ma cominciare a parlare, a guardarsi in faccia sulla gestione realmente del bilancio, prescindere di essere maggioranza o opposizione, perché poi i servizi vanno fatti. Dunque è un bilancio che è stato tagliato un po' qua, un po' là, perché io ho appreso dall'assessore vice sindaco che facciamo più iniziative, poi io sa sul discorso evasivo ci tengo, non va benissimo, fermo restando che sono stati dei tagli. Allora so, c'è anche il dubbio, ma prima si dovevano spendere tutti questi soldi, ma non voglio che niente. Però sul sociale, che è sempre stato un cavallo di battaglia, gioco forza, ci sono tagli anche lì. Quando andiamo a toccare queste cose, pur dicendo facciamo, pur dicendo va via, no, ma io non voglio attaccare il piano, cioè faccio solo un ragionamento. E quando andiamo a toccare le voci, l'ambiente, non c'è neanche una lira. Sull'ambiente non c'è una lira. Il lavoro accessorio, che era un cavallo di battaglia, perché il sindaco dice, oh, la coda per chiedere lavoro, non c'è più una lira su questo bilancio. È andato a residui la cifra precedente, non mi interessa, perché 10 più 10 più 10, non c'è, ma questo io lo capisco, che si fa un bilancio, che ho fatto per tanti anni, ma questi sono dati che devono far riflettere, e non poco, ma non tanto per dire che io sono seduto da questa parte, tu dall'altra, una volta dico che sono bravo io, tu mi dici che non sono bravo, poi quando scambiamo i ruoli. Io sono preoccupato proprio per questo, perché su questo bilancio si vedono dei tagli, che è questo il domani. Tagliamo un po' sulla cultura, tagliamo un po' sul sociale, e toccare il sociale è una cosa. Fermo stato che garantiamo i servizi, non sto dicendo,
ma garantisce i servizi con molte difficoltà e navighi a vista. E un'azienda che naviga a vista non ha futuro. Fermo è stato l'attuale maggioranza che lavora con i mezzi reali, però dico, certi segnali ci sono, ci leggono i numeri, a prescindere dalle relazioni, ci leggono i numeri e io sono molto preoccupato di questo. E vi dico, abbiamo una cosa, cioè gli 800.000 euro della cromatura, secondo me sarà un grosso problema per i prossimi anni, primo per il patto di stabilità, secondo gli 800.000 li devi restituire, devi fare anche i lavori che sono 1.600.000 euro, cioè sono tutte quelle cose che comunque stanno arrivando, rinvii, ma stanno arrivando, dal prossimo anno 50.000 devi restituirli, non hai più potere di indebitamento, di là visto che la relazione della revisione stiamo avvicinandoci 6 e siamo 6-8, 4-4, ci siamo comunque e oggi guardate bene, dico anche giustamente, i nostri dirigenti, i nostri funzionari non possono mica firmare atti perché parlano di persona. Ma che vuoi a dire mi firmi poi vediamo? Cioè c'è criticità, non dovrei stare qui a ragionarci, no, io voglio, diciamo, c'è criticità che ci piaccia o non ci piaccia, perché sono venuto a parlare del bilancio, poi abbiamo fatto 150.000 discorsi, ma a me interessano poco, io dico, viene nel posto. Poi dico al sindaco, avvieremo l'iniziativa con gli imprenditori, sulla vicinanza alle private, detto insomma. Cosa che ci credo, ma in cui ho visto un aumento di 5.000 euro, ma se facciamo la sinergia forse va qualcosa anche per loro, perché se oggi facevamo una vigilanza da solo, oggi che abbiamo un partner e aumentiamo la spesa di 5.000, beh, per carità è in previsione, ma poi lo sforzo qua sì, lo vedo, tutto qua, però sappiate che abbiamo quei 115.000 euro di cassa da fare su e recupero di 150, io non voglio fare l'assessore del consigliere presidente dei vici, abbiamo i principi molto alti, c'è l'Italia che ha la proroga fino al 31/12/2013 e poi questi soldi qua domani non ci sono, non so mica come facciamo a fare il bilancio, perché sono una spesa corrente, non sono tutto qua, nel senso non è che voglia fare nessuna accusa o niente, è un'analisi però sul mio reputo per formazione professionale che il comune qua è un'azienda, l'azienda si legge su conti, sulle chiacchiere, è vero marketing, è vero tutto quello che si vuole, poi alla fine non possiamo dire voglio, però alla fine non ho più soldi, la colpa del governo, ma ci siamo deputati a governare e di conseguenza dobbiamo in qualche maniera far quadrare. Risponde il sindaco. Sì, alcuni chiarimenti in merito alla dichiarazione del consigliere Sacerdoti. Allora, in primis quella della copertura della piastra, giustamente si vede nel piano delle opere pubbliche i 120.000 euro della regione appunto che si protraggono da diversi anni e i 280.000 euro circa della partecipazione con il contributo da privati. Contributo da privati giustamente è stato messo, invece io dico, perché quella famosa richiesta, e avrebbe ragione il consigliere nel dire che non sono contributi da privati ma semmai sono contributi da enti, quelli che si devono mettere quei 100.000 euro massimi da contributo ministeriale, ma la domanda fatta al ministero è stata fatta il 15 di giugno, quindi praticamente 10 giorni fa. Pertanto l'impianto di bilancio 2013 era già stato fatto con la vecchia posta e quindi con l'accordo e sinergia dei privati intesi come associazioni. Questo è avvenuto dopo, ci sarà eventualmente, se arrivano i contributi nella variazione di bilancio, dove metteremo anche questa posta che arricchisce, diciamo, il paniere dell'investimento della piastra polivalente. Al momento dell'impianto del bilancio vi erano solo gli accordi o quelle discussioni che sono oggi aperte con le associazioni, pertanto sono ritenute private. Poi ben vengono questi 100.000 euro e quindi si arricchirà con la variazione del bilancio. Per quanto riguarda giustamente invece la questione che poneva, che la cabina di regia e quindi la compartecipazione dell'ente deve essere dell'ente comunale e non del privato, pertanto la rendicontazione in regione dovrà essere fatta con una sinergia fra le associazioni eventualmente interessate, ma che debbono versare al comune le risorse perché il comune, esatto, l'accordo è tra comune e regione, pertanto non
non è possibile che sia la quota direttamente versata o pagata per le opere da parte del privato, perché la regione non ci dà più giustamente i 120.000 euro perché sono legati a compartecipazioni dell'ente. Quindi dovremmo e sappiamo di avere la cabina di regia in questo senso. L'importante è che possiamo recuperare attraverso queste associazioni e queste convenzioni le risorse. Se poi arrivano anche i 100.000 euro del Ministero, ben venga, perché alleggerirà ovviamente l'altro piano complessivo di investimento e quindi sarà anche più facile, o al limite arricchiremo il progetto. Ha perfettamente ragione sul limite di indebitamento, tant'è vero che una di queste questioni è anche impegnativa e limitativa da parte dell'ente nei confronti dei terzi. Voi ricordate bene che le associazioni che hanno partecipato o hanno intrapreso iniziative con l'amministrazione comunale per investimenti o per proposte di investimento con l'amministrazione avevano sempre la copertura e la garanzia dell'amministrazione comunale, che tutelava anche in un certo senso questo alleggerimento. Oggi, per quello che diceva il consigliere Sacerdoto, non è più possibile perché le maglie si sono ristrette, pertanto anche questo diventa un limite e una problematica quando dobbiamo interloquire con l'associazione o con il privato, perché quella garanzia che prima era molto più ampia oggi non c'è e quindi di fatto rende più difficile anche per loro dare delle disponibilità o delle aperture di credito, visto che si trovano anche loro, come gli imprenditori, a trovare la porta chiusa presso gli istituti finanziari. Per cui questo effettivamente è un problema che diventa anche un problema riversato nell'amministrazione e nell'interlocuzione che abbiamo con i nostri, con le nostre associazioni che vorrebbero magari presentare dei progetti anche importanti e ambiziosi. È vera la questione di Equitalia e di Resilvi, credo che sia un problema, sentivo in ANCI, che è un problema ovviamente di tutti i comuni, ovviamente non è un problema di Musile, ma è un problema veramente sul quale credo che il governo dovrà porre attenzione, perché al 31-12 o si veramente si tirano le fila su quello che è il debito oggi a Resilvi, che potrebbe chiamarsi credito inesigibile del 31-12, ovviamente per effetto di queste questioni con Equitalia, e quindi il governo su questo mi pare che si parlava di 7-8 miliardi di euro fra i vari enti pubblici, pertanto è una questione aperta sul tavolo del governo, ma credo che sarà da prendere in mano già durante questa estate, perché dicembre è alle porte e quindi i bilanci poi rispetto a queste difficoltà non so come si chiuderebbero. È vera la questione dei progetti, quindi di quella programmazione che per molti anni siamo stati tacciati di far solo progetti e non investire. Oggi, se non avessimo questi progetti, lo diceva bene, evidentemente con le opportunità finanziarie che si possono avere dalla regione alla provincia, allo Stato lo stesso, quindi attraverso il Ministero con dei progetti preliminari, oggi non avremo sicuramente la possibilità di chiedere e attingere a quelli che sono oro colato, perché senza i contributi, senza questi elementi propositivi, veramente saremmo messi male e avremmo perso anche delle opportunità sulle quali magari la stessa parte del Consiglio Comunale oggi ci direbbe: non avete progetti, non avete fatto nulla, per cui avete perso le risorse. Quando si fanno i progetti si dice: avete fatto i progetti ma non avete realizzato, per cui qua bisogna capirsi come dobbiamo agire, insomma, nell'azione amministrativa. Per quanto riguarda la vigilanza, spiego solo che i 5.000 euro sono messi in via cautelativa perché l'Associazione Imprenditori per Musile pensa di far partire il progetto al 1° gennaio 2014 per allineare tutte le ditte che oggi hanno già un contratto in essere con la ditta di istituto di vigilanza, pertanto devono dare comunque la disdetta e poter riallineare il nuovo contratto e partire ex novo dal 1° gennaio 2014. Pertanto nel 2013 potrebbe esserci, anzi ci sarà quasi sicuramente, l'esigenza di mettere e di continuare sull'esperienza che abbiamo portato avanti anche assieme, quindi di dare una copertura per tutto l'anno 2013, ecco perché i 5.000. dall'anno prossimo sicuramente sarà nostra premura vedere appunto di calmierare o comunque far sinergia, ma ottimizzare anche questo tipo di risorsa. Ultime due cose: lavoro accessorio, è vero, c'è un residuo che abbiamo riportato di circa 10.000 euro appunto per questa finalità del tutto sociale, e ci sono anche 15.000 euro di lavori socialmente utili che vengono riproposti e che oggi danno un minimo di soddisfazione per alcuni cittadini che ci sono, appunto, che hanno grosse problematiche, questioni lavorative ferme. Soprattutto tengo presente che ci sono oltre 50 anni espulsi purtroppo dal mondo del lavoro, che sono lontani ancora dall'età pensionabile e sono in una situazione veramente e che non vogliono, tra virgolette, la carità o l'aiuto del minimo vitale, vogliono semplicemente lavorare.
per cui l'indicazione dell'amministrazione è dividere in modo più o meno equo, diciamo, queste poche risorse che ci sono a disposizione e dare il minimo di dignità lavorativa a quei soggetti che ne hanno bisogno e che peraltro danno un valore aggiunto rispetto a tipicità, specialità che hanno dal punto di vista professionale, artistico e quant'altro per compiere dei lavori che il nostro settore manutentivo non sarebbe in grado di compiere e dovremmo attingere magari attraverso gara o trattativa privata a far fare a qualche ditta sicuramente esterna, magari con costi maggiori. Per cui su queste questioni stiamo cercando anche di ottimizzare attraverso queste figure dei lavori che viceversa non sarebbero fatti dal nostro settore manutentivo, ma sarebbero dati fuori con costi, come dicevo, più alti. Ultima questione, quella del personale. È vero che il costo del personale è in aumento nel 2013 rispetto al 2012, la Corte dei Conti ci richiama su questo, però è altrettanto vero che nel 2012 vi sono state due crescenze, come dicevo prima, pertanto il costo del personale era più basso rispetto a quello dell'anno 2013, ma il nostro consolidato, e cioè i 45 dipendenti, erano nel 2012 e pertanto vi sono sentenze anche che ci confortano nel dire che se avevi messo in campo tutte le azioni per il conseguimento ovviamente della copertura di questi posti e sei stato semplicemente oculato, attento alle dinamiche di bilancio e quindi non hai assunto direttamente nel 2012 ma hai assunto nel 2013, è chiaro che il riferimento è quello del consolidato 2011 e quindi la somma ritorna ad essere positiva. Pertanto quello che dicevo anche prima, che le nuove coperture nel 2013 portano a una riduzione comunque della spesa rispetto al 2011 di circa 50.000 euro per effetto delle due assunzioni a 6 mesi, B1 e non B7.